Thank you.
La tomba del fascismo.
Rompiamo l'embargo in Palestina. C'è però la striscia di Gaza sotto bombardamento. La caravana Abriendo Fronteras, compuesta de più di 100 collettivi della penisola iberica, vuole denunciare le politiche migratorie, economiche, commerciali e ambientali della UE. Nell'anno 2016 abbiamo viaggiato a Grecia e nel 2017 a Melilla, la frontiera sud dello Stato spagnolo. Politiche soggette a una costante e incessante saccheggio delle risorse e allo sfruttamento economico, lavorativo e ambientale di milioni di persone nel paese del sud globale. Politiche che causano l'impoveramento e l'esportamento di milioni di persone. Politiche che contribuiscono a generare instabilità politica, governi falliti, guerre e carestie, di cui si aggiungono siccità e altre catastrofi climatiche. Politiche che disumanizzano le persone migranti, che la privano del loro diritti e li sfruttano come manodopera a basso costo. Un recente esempio di ciò sono le denunce di abusi sul lavoro, stupri sulle donne marocchine stagionali nei campi agricoli dell'Andalusia o Vittorio in Sicilia. Quest'anno la caravana Abriendo Fronteras pone l'attenzione in Italia, una via di ingresso importante e pericolosa per le persone che si muovono. Questo paese, oltretutto, sta giocando un ruolo chiave nella progettazione di accordi di esternalizzazione delle frontiere con Libia e altri paesi, in cui si vulnerano sistematicamente i diritti umani. Allo stesso modo, il nuovo governo italiano è diventato un punto di riferimento per le politiche antimigrazione, che aumentano il razzismo e la xenofobia sulla società europea e la accesa di movimenti di forze politiche di estrema destra. Inoltre, vogliamo denunciare gli accordi di ritorno e di ammissione con questi con paesi terzi che non hanno rispettato i diritti umani. Nessuna persona dovrebbe essere inviata a un paese in cui potrebbe soffrire torture, persecuzione o minacce alla propria vita. Si sta insistendo moltissimo che la Libia diventi un porto sicuro, ma noi sappiamo benissimo che non lo è. E lo dimostra l'incidente di oggi, dove 6 bambini e 2 adulti sono morti in una cella frigorifera, un camion di pesci, ecco, asfissiati, dove c'erano 100 migranti in Libia. È inutile tappare, mettere il dito davanti al sole, non riusciremo a coprirlo. La morte di queste persone, ecco, non sono bianche, sono persone che vengono uccise perché si ha la possibilità di salvarle. E penso che la nostra presenza qui questa sera vuol dire che se da una parte c'è gente che costruisce muri, costruisce barriere, noi vogliamo seminare qualcosa di diverso, una diversa umanità, e con una società dove tutti e tutte possono esserci. In quel palazzo il sindaco era mafioso e capo della mafia. Abbiamo pagato un prezzo altissimo di sofferenze e di sangue per liberarsi dal governo mafioso della città. Non consentiremo di avere un governo razzista e fascista in questa città. Palermo si è data la carta di Palermo, dove abbiamo con molta chiarezza detto che la mobilità internazionale è un diritto inalienabile e abbiamo proposto di abolire il permesso di soggiorno. Il permesso di soggiorno è la nuova schiavitù, la nuova pena di morte, è un proibizionismo che produce crimine organizzato. E quando alcuni stati europei, a cominciare dal ministro dell'interno di questo paese, che assume posizioni vergognose,
si sostiene che bisogna ricacciare indietro i migranti, ci si fa complici della criminalità organizzata. Noi abbiamo oggi in Europa un vento fortissimo di prefascismo, è quel vento fortissimo di prefascismo che rischia di inquinare i pozzi, la resistenza civile, che poi prelude, come è successo con Hitler e con Mussolini, prelude alle leggi razziali. Noi abbiamo ieri festeggiato la santa patrona di questa città, Santa Rosalia, e l'abbiamo festeggiata con una maglietta rossa che diceva Santa Rosalia, aprici i porti, perché vogliamo che Palermo sia una città aperta, dove non esistono migranti. Quando qualcuno mi dice e mi chiede quanti migranti ci sono a Palermo, 80.000, 90.000, 100.000, rispondo nessuno, che arriva a Palermo è palermitano e ha gli stessi diritti di chi è nato a Palermo. Ecco la ragione per la quale io do il benvenuto agli amici e compagni che sono venuti alla Spagna, amigos y compañeros de la España, bienvenidos a la ciudad de Palermo. Me disculpe, ma hoy, para la decisión del alcalde, vosotros siete todos palermitanos.